Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi faremo un controtest, nel senso che qualche giorno fa ho pubblicato un video in cui faccio vedere quanto soffrisse l'aria dopo l'aggiornamento firmware del mio Mavic Air 2, che soffriva davvero tanto un'aria di 11-12 km orari, quindi un'aria non forte, e aveva un overing davvero ballerino con quel tipo di aria, addirittura peggio del Mavic Mini. Allora ho contattato DJI chiedendo cosa potessi fare e quale fosse il problema. Loro mi hanno suggerito di provare a reinstallare il firmware, di fare la calibrazione con il DJI Assistant, l'applicazione per PC o Mac di DJI, poi fare la calibrazione dell'IMU e fare la calibrazione della bussola. Quindi fare tutti questi passaggi partendo dal riaggiornamento del firmware. Allora ho fatto tutto questo, quindi oggi non ci resta che testare se tutto questo ha funzionato o meno e ha risolto i problemi di instabilità quando c'è vento. E per fare tutto questo, siccome che oggi non c'è vento, lo faremo con un soffiatore. Stessa cosa che avevo fatto per il Mavic Mini a suo tempo quando uscì, per far vedere quanto è stabile con il vento, sebbene un drone super leggero. Oggi faremo una prova simile, quindi spareremo col soffiatore l'aria verso l'anemometro per vedere a quanto spara l'aria. Staremo a una distanza di 40-50 cm e vedremo a quanti chilometri orari esce l'aria da questo soffiatore. Una volta che avremo l'idea di quanta forza ha l'aria che esce dal soffiatore, la spareremo contro al Mavic Air 2 e vedremo se la stabilità è migliorata o meno. Sicuramente sarà molta più forte l'aria rispetto al vento che c'era nel video in cui ho fatto vedere quanto era instabile dopo l'aggiornamento firmware, e quindi è, diciamo, proprio un test vero, perché l'aria sarà molto più forte, perché sicuramente l'aria del soffiatore, almeno quando l'avevo fatta con il Mavic Mini, raggiunge una velocità media di 30-40 km/h, quindi di media, quindi è una, diciamo che è proprio, diciamo, continua a quella velocità, quindi se il drone deve soffrire l'aria lì la soffre. Quindi ragazzi, non perdiamo altro tempo, spariamo l'aria prima contro l'anemometro e vediamo quanta forza ha il soffiatore come chilometri orari d'aria, e poi quell'aria la spareremo contro il Mavic Air 2. Ok ragazzi, avete visto che la media raggiunta è intorno ai 30 km/h, quindi stando a una distanza di 40-50 cm si ha, diciamo, una forza d'aria di questa velocità. Quindi adesso mettiamo in volo il Mavic Air 2, che già a 11 km/h, come vi ricordate nel video scorso che vi avevo fatto vedere, diventava molto instabile, nel senso che aveva un overing ballerino con quella velocità d'aria. Qua abbiamo un'aria molto più forte, quindi un 30 km d'aria, media, quindi continua, vuol dire che ci sono dei picchi magari superiori e magari si scende anche un po' sotto. Comunque la media è di 30 km/h, quindi diciamo un'area davvero importante questa volta. Quindi se tutto quello che mi ha detto l'assistente DJI da fare al Mavic Air 2 per risolvere il problema, ha risolto il problema, con quest'aria sparata, si dovrebbe notare la differenza rispetto, diciamo, al video scorso. Quindi ragazzi, non perdiamo altro tempo e mettiamo in volo qua in overing il Mavic Air 2 e gli spariamo con un cannone d'aria. Ok ragazzi, pronti? Cannone pronto e Mavic pronto. La velocità d'aria, come avete visto, sarà di circa 30 km/h, come media, quindi con magari dei picchi un po' più alti. Quindi andiamo ad una distanza di 40-50 cm e spariamo. Quindi l'aria è sicuramente ancora più forte, guardate. Adesso sì che è un drone che sta fermo rispetto a quello che abbiamo visto nel video scorso. Adesso sì, fermiamo tutto. Perfetto, adesso è un drone perfetto. Quindi aspettate che riatterro e poi ne parliamo, eh. Ok ragazzi, diciamo che i suggerimenti dati dall'assistente DJI hanno portato i loro frutti. Adesso il Mavic Air 2 è tornato ad essere un drone con un overing anche con un bel vento forte, perché avete visto che questo soffiatore ha sparato aria comunque a 30 km/h,
e il Mavic Air 2 era fermo, immobile, cioè quasi non doveva neanche sforzarsi per stare lì, era lì fermo, mentre nel video scorso, se vi ricordate, andate a vederlo, se non ve lo ricordate, il Mavic si muoveva proprio in maniera bella decisa, con vento molto molto meno forte di questo. Quindi sono contento, spero che questo video vi sia d'aiuto per chi magari ha aggiornato il Mavic Air 2 e ha trovato, diciamo, dei peggioramenti dopo l'aggiornamento firmware. Fate la procedura che mi ha suggerito DJI, quindi reinstallate l'aggiornamento firmware, fate la calibrazione con la DJI Assistant, fate la calibrazione dell'IMU e fate la calibrazione della bussola. Tutte queste cose, ovviamente l'IMU e la bussola sono cose che già avete fatto, ma rifatele ovviamente dopo l'aggiornamento firmware e la calibrazione con la DJI Assistant. Quindi ragazzi, spero che questo video test in cui vi ho portato la soluzione da parte di DJI per il Mavic Air 2 con il soffiatore e appunto il Mavic Air 2, che è il protagonista del video insieme al soffiatore, vi è stato utile. Lasciate un grosso pollice su, iscrivetevi al canale Telegram Offerte se non l'avete ancora fatto, e se vi va, e ovviamente ragazzi, iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial, una novità. Ciao!